buonasera di nuovo. Ieri sera eravamo qui in parecchi, questa sera dovevano essere anche di più, ma forse arriveranno. Per coloro che hanno già ascoltato la nostra breve presentazione, chiediamo scusa, ma dobbiamo ripetere soltanto una cosa, che questo festival Musica Mare è nato dalla collaborazione di due associazioni, l'associazione musicale Mario Tiberini e l'associazione cattolica per la Tanzania. L'idea è di Andrea Gamurrini, che è un musicista, cantante, chitarrista eccetera, che ci ha fatto incontrare, e abbiamo messo insieme i nostri programmi, le nostre attività, al fine di diffondere la musica anche altrove, dove appunto è possibile attecchire un po', e per fare in modo che possiamo avere dei proventi per la Tanzania. L'associazione Mario Tiberini molti conoscono qual è l'attività, cioè noi organizziamo questo premio lirico internazionale ormai da 20 anni, e per il ventennale e in ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia abbiamo pensato di premiare molti artisti e di fare molte serate. Una è stata fatta ieri sera con Dimitra Teodosiu e il coro della Regina Cattolica. Uno questa sera, poi vi presenterò, il prossimo giovedì con musica barocca e musica dell'Ottocento, e il 16 di luglio a San Lorenzo in Campo con musiche di Verdi, di Rossini e di Donizetti. Adesso Maurizio, il dottor Lugli, ci spiegherà qualche cosa sulla sua associazione. Beh, non credo che ci sia bisogno, perché vedo tutte persone che mi conoscono. L'unica cosa che dico, guardate, stasera serata risorgimentale, mi sono messa la camicia rossa come i garibaldini, quindi questo è in tono e ci sta, e ci sta. Quindi niente, quello che volevo dire è soltanto vi ringrazio infinitamente per la vostra presenza, perché per noi è di grosso sostegno. Sapete benissimo che cosa andiamo realizzando in Tanzania, e speriamo che questa serata sia una o solo l'inizio di tante che verranno fatte qua a Cattolica. Io quindi vi ringrazio infinitamente e vi auguro buona serata. Grazie. E a proposito di Unità d'Italia, quando noi pensiamo al Risorgimento italiano ci viene in mente un compositore che tutti conosciamo, e cioè Giuseppe Verdi. E quando pensiamo a Giuseppe Verdi ci vengono in mente i cori delle opere verdiane, che sono molto noti, ma nell'Ottocento rappresentavano uno stimolo per il popolo per far battaglia o per ribellarsi contro lo straniero, anche se noi sappiamo che i compositori non componevano con fini patriottici. Quindi i cori verdiani si sono tramandati nel tempo e tutt'oggi sono sempre molto eseguiti. E quando pensiamo a Verdi pensiamo a Parma, perché lui è nato lì a Parma o vicino, e quando pensiamo a Parma non possiamo che pensare al Teatro Regio di Parma, Teatro Regio che ha un coro magnifico, bravissimo, che è il coro del Teatro Regio di Parma. E il programma di questa sera sarà tutto appunto risorgimentale, con inni, con cori delle opere di Verdi, e a presentarvi questi cori e a dirigerli e ad accompagnarli al pianoforte sarà il maestro Martino Faggiani. Buonasera maestro. Viva l'Italia! L'aspetto forse più interessante di questo anno 2011, che segna appunto il secolo e mezzo della nostra unità, è che ci ha permesso di riconsiderare, di rivisitare questo complesso fenomeno qual è stato il nostro Risorgimento, che viene chiamato così da una rivista che si pubblicava nei primi anni dell'Ottocento,
e che ci ha permesso un po' di passare a una terza fase. Noi siamo vissuti nell'epopea di questo risorgimento, ci sono stati presentati come degli eroi, Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele, Cavour. Poi c'è stata ovviamente la fase di rigetto, come sempre in questi casi, no? In cui venivano presentati come delle persone senza scrupoli. Adesso forse stiamo rivedendo un po' tutto e l'importanza del risorgimento non viene minimamente sminuita o smitizzata, viene semplicemente riconsiderata. Tra i protagonisti di questo, se noi ricordiamo i nostri libri di scuola, ci abbiamo, no? Vittorio Emanuele con i suoi baffoni a manubrio, Cavour con i suoi occhialini rotondi, Garibaldi con la camicia rossa, Mazzini con lo sguardo perso nel vuoto e Giuseppe Verdi. Quasi che Giuseppe Verdi sia un po' l'araldo musicale del Risorgimento, quasi l'autore della colonna sonora. Ora, che l'adesione di Verdi agli ideali del Risorgimento fosse piuttosto convinta e spontanea, questo non è un mistero per nessuno. Ma il fatto che a appunto 150 anni dal momento in cui lui era attivo e sulla piazza, diciamo così, il fatto che la sua musica, anziché avere bisogno di essere rivisitata, ogni anno che passa, ogni momento che passa, acquista sempre maggiore vigore, sempre maggiore vitalità, secondo me è un po' la differenza. Cioè Verdi ha conosciuto un breve periodo di eclissi subito dopo la sua morte, nel 1901. Dopodiché ha ripreso quota, ma ha ripreso quota forse in modo un po' equivoco, era un po' frainteso, al punto tale che due grandissimi musicisti come Glenn Gould e Pierre Boulez lo definirono rispettivamente un supplizio e l'altro lo definì stupid, stupid, stupid. Ci perdoneranno, ma insomma è un po', sono affermazioni un po' discutibili, un po' così così, anche perché man mano che passa il tempo ci si rende conto di quanto Verdi sia stato effettivamente un grandissimo compositore, un grandissimo musicista. Verdi ci racconta l'uomo, questa è la sua grandezza. I suoi 54 anni di carriera, che inizia in modo peraltro anche abbastanza poco promettente, sono un continuo viaggio all'interno dell'animo umano. Ora, tutto questo è letteratura, tutto sommato, no? Verdi riesce a tradurre tutto questo in musica, cioè con mezzi squisitamente musicali, questo che rende la sua musica così forte, così immediata, e man mano dicevo che passa il tempo ci si rende conto di quanto è solida, di quanto è in fondo interessante, direi fresca, direi provocante. Per esempio, gli ultimi due secoli e mezzo prima dell'inizio di questo dello secolo appena trascorso, che è stato un secolo di rottura, un secolo di grandi mutamenti, la musica era basata, soggetto, predicato e complemento, su questi quattro elementi. Al punto tale che c'è un pezzo del quasi omonimo di Giuseppe Verdi, Claudio Monteverdi, che per 147 volte, un salmo, ripete queste note. I veri grandi compositori, anche i predecessori di Verdi, Beethoven, il primo che viene in mente, ma anche Mozart, anche Schumann, anche Brahms, avevano proprio una particolare capacità nel maneggiare queste quattro note, che erano un po' alla base di tutto. Adesso non voglio entrare troppo in particolari tecnici, che potrebbero sembrare noiosi. Ma vediamo come Verdi ci porta nel mondo degli hippie, gli zingari del trovatore. Non sono altro che gli hippie dell'epoca. Cioè l'errore che si è fatto molto spesso, l'errore, chiamiamolo così, il fraintendimento, quello che ha portato a fraintendere e a far dire a questi personaggi Verdi stupidi, eccetera, che non sono certo gli ultimi arrivati, è che lo si è preso a lettera. Gli zingari, le madonne, quelle lì, le donne velate, il buffone di corte, la cortigiana e tutte queste, oppure Nabucco con gli ebrei sull'Eufrate, sono simboli, sono allegorie, sono favole. Gli zingari nell'Ottocento erano gli hippie, erano gli emarginati, erano quelli che vivevano ai margini della società. E allora vedi che cosa fa per portarci nel loro mondo? Ci parte due note, due di queste qui, quelle più deboli, per cui rimaniamo un attimo
con due note ci ha immediatamente trasportato nel suo mondo, ci ha portato in montagna e continua ad andare in montagna con questo. Quasi impertinente, perché impertinenti sono loro, sono degli anarchici. A un certo punto c'è quasi qualcuno che scivola sul brecciolino. Adesso il giochetto però è finito, perché un'altra delle sue caratteristiche è che non c'è mai una nota, un'altra della sua grandezza, è che non c'è mai una nota di troppo. L'informazione ce l'ha data, ci ha detto andiamo in un mondo, nel paese che non c'è. Nel paese dove stanno tutti con la testa in giù. A un certo punto in questo paese però c'è l'aria pulita, c'è l'aria fresca. E questo accordo qui ci dà immediatamente il senso invece di una di aria pura su cui si staglia una musichetta che sembra un cavallo da circo. Pertinente, brutta, però ci dà immediatamente l'idea di gente che non ce ne importa tanto delle convenzioni, che vive liberamente. Difatti, poco dopo, questo prepara l'entrata del coro che assiste, non descrive, vive il sorgere del sole come fonte di energia, fonte di benessere, fonte di libertà, con questa musica che sembrano delle spire avvolgenti di cui sembra di vedere questo sole che sorge. Poi si mettono a lavorare, a questo punto questo sole sfolgora, e come sfolgora? Sfolgora in questo modo, con questa melodia, e anche questa un po' impudica, un po' impertinente. Ecco di nuovo il materiale che dicevamo prima. Questo messo uno sopra l'altro e dà immediatamente l'idea di un sole che cuoce. Thank you.
Cioè, uno dei motivi della grandezza di Verdi è che, come per Dante, come per Michelangelo, non ha nessun timore, lui non ha nessun, non c'è di fronte a nulla, pur di rappresentare l'uomo veramente punto alla meta. E in questo che è il coro dei profughi scozzesi, di cui noi vi faremo ascoltare anche la versione originale, e sarà interessante fare un confronto tra le due per capire altro motivo della sua grandezza, come nel corso di 18 anni e dei 54 della sua carriera, Verdi non abbia mai smesso di perfezionarsi, non abbia mai smesso di studiare, abbia sempre aggiunto qualche cosa, sempre contraddetto, al punto tale che non c'è un'unità stilistica nella sua opera. C'è un primo Verdi, c'è un secondo Verdi e c'è un Verdi dell'ultima fase, e tra loro diversissimi, si stenta quasi a credere che sia lo stesso compositore. Ma questo non vuol dire mancanza di idee chiare, perché l'idea lui ce l'ha sempre avute molto chiare. Come in questo caso, questa grandissima pagina, che è Patria oppressa, che inizia anche qui con una bestemmia da un punto di vista grammaticale della musica. Cioè, un compositore normale scriverebbe, io non sono neanche un compositore, per cui sono fuori discussione, però un compositore normale scriverebbe questo. Verdi cosa fa? Sentite come questa nota, questo accordo non è che domini, schiaccia. Questo è un accordo, sorge un'alba tragica. Questo è qualcosa di più. Questo è un pugno nello stomaco, questo è the day after, questa è una lastra di piombo che schiaccia, opprime, patria oppressa per l'appunto, questi poveri scozzesi vittime di questo dittatore, di questo pazzo sanguinario, della di lui moglie. Due volte, tre volte questa bestemmia, questo ghigno satanico lacera l'aria, finché a un certo punto deflagra come fu una ferita purulenta, tirasse fuori tutti i liquidi mefitici che contiene, con tutti questi ottoni che lacerano l'aria, si calma, la bestia si acqueta, spunta quasi una torcia, una lampada. Intanto la morte avanza a grandi passi. Eccola sotto. E si sente un lamento, quasi come una mano, che chiede aiuto. Due o tre volte, finché a un certo punto sembra che si sia accesa quasi una lucina, la lucetta rossa, sembra quasi la lucetta delle catacombe. E prorompe un grido, una specie di ghigno satanico anche qua. Ma siccome Verdi ci racconta l'uomo, allora l'uomo, oltre a ghignare, ha anche pietà per la sua situazione, e questo lo fa immediatamente dopo. Adesso vediamo come aggirarsi come degli zombie. Tutti accordi, uno più strano dell'altro. Adesso questo gigante prova a risollevarsi. Gigante, quest'uomo ferito a morte, quest'uomo collettivo, coro. Sembra quasi un guerriero ferito a morte, Achille, che cerca di tirarsi su e tira, tira, ma arriva la contraddizione, non c'è speranza. E sarà tutto un continuo questo coro di tentativo di sollevarsi e ricadere pesantemente con un grande fracasso, semplicemente senza vita. Più che di pessimismo, qui è il caso di parlare proprio di nullismo, cioè proprio non c'è niente di niente. Il che nel panorama sano del nostro risorgimento, fatto di eroismi, fatto di cose belle, non è male, è se non altro una grande novità. A un certo punto lui sfida anche le leggi proprio della grammatica, proprio della sintassi e della logica. Quando le donne canteranno d'orfanelli e degli argenti, lui scrive un accordo così. Non è uno scherzo neanche nel Novecento un accordo del genere.
figuriamoci cosa, che effetto poteva fare nel 1865. Thank you.
Verdi ci racconta l'uomo, quindi abbiamo visto la grande estroversione, la grande libertà, abbiamo visto il culmine invece della disperazione, il nullismo. Adesso vediamo una disperazione attiva. Gli ebrei asserragliati nel sempio di Salomone che aspettano, sentono le armate di Nabucco che stanno entrando in città, sfondando con l'ariete la porta, con un destino che è molto semplice. Gli uomini saranno decapitati, le donne fatte schiave e trascinate in catena. Ora, naturalmente, ecco, quando dicevo prima, e un po' tutto il melodramma italiano non va preso alla lettera. Sono favole, sono allegorie, sono altre cose. Che noi, con tutto rispetto per questo grandissimo popolo che ha dato tra l'altro dei musicisti straordinari e continua a dare dei musicisti straordinari alla musica, ma è il popolo ebraico. Ma è una storia questa qui, tra l'altro molto lontana da noi. Quello che ci interessa è che lui è riuscito a evocare talmente forte questa idea di questa angoscia, di questa disperazione, di questo essere in gabbia praticamente di questo popolo, che ognuno di noi l'ha sperimentato su di sé. Nessuno di noi, penso, non avrà avuto la sventura di trovarsi in trappola. Ma non in trappola perché c'era di fuori un lupo cattivo, in trappola magari semplicemente perché si sentiva lacerato fra due diversi sentimenti, perché si trovava... Ecco perché io dico che racconta l'uomo. Perché ci racconta l'uomo che vive queste situazioni, queste che sono le cose più intime in cui ognuno di noi si può riconoscere. Un piccolo particolare anche qui, di vedere come lui sa usare gli ebrei lanciano un grido di disperazione, una specie di diessire, si vanno a incastonare, a un certo punto c'è quasi il muro del tempio di San, il muro del pianto che viene giù praticamente travolgendoli con un fragore di pietre, questo musicalmente parlando intendo, proprio il senso di una minaccia incombente, e a un certo punto tutto si va in questo lo fa l'orchestra, lo fa il coro, e si sentono queste quasi come se fosse questi cuori che stiano quasi per esplodere dall'angoscia, che siano gonfiati. Ma Verdi appunto ci racconta l'uomo, nel senso che anche che dopo questa esplosione, di questa fiammata di disperazione, subentra il decoro, subentra il controllo, e sono i vecchi leviti che cercano di farsi una ragione di questa situazione e si rendono conto che l'unico arma che hanno è la preghiera. E invocano chi? Invocano le vergini, invocano cioè le persone, non vergini in senso brutto, vergini nel senso vergini i puri di spirito, che sono le donne, rappresentate dalle donne, le vergini del Tempio, che lungi dall'essere passive, in realtà praticamente sono delle incendiarie, sono delle rinni travestite da lui, che praticamente appiccano il fuoco, e tutta l'assemblea a questo punto, se noi soprani, bassi e contralti, fanno una... e si lancia in una maledizione piena di note cattive, di note strane, anche lì con questo senso invece sotto anche l'utilizzo del materiale musicale, che preme sotto e che dà l'idea di questa angoscia attiva, però non c'è diversa da quella che abbiamo visto. Oh!
Adesso torniamo indietro e vi facciamo riascoltare Padre Oppressa nella versione che Verdi scrisse nel 1847. Le parole sono le stesse. Il trattamento musicale che voi però sentirete è, in un certo senso, sarà un po' una delusione rispetto a quello, a quel brano straordinario che avete sentito prima. Ma questo però è, ci fa capire quanto Verdi abbia lavorato nel frattempo. Il Padre Oppressa che avete sentito prima era veramente un viaggio nelle male bolge. Ogni pezzo era uno scendere di più, uno scendere un gradino di più, scendere fino a Satana, fino cioè all'abisso proprio dell'anima umana. Lasciamo stare Satana, lasciamo stare tutte queste cose, sono metafore, come la Divina Commedia, ma che Dante veramente credeva a Satana con le ali, col focito, con l'inferno? No, credeva all'uomo, sapeva che l'uomo è fatto anche di questo, è fatto di bassezza, così come è fatto anche di dottrina, ecco perché poi il paradiso, perché stiamo parlando di Dante, figuriamoci, parlare di Dante. In questo caso Verdi è ancora, ed è interessante vedere questo, come questo genio opta per una sorta di va pensiero decapitato, si direbbe, è un pezzo bellissimo peraltro. Però vi accorgerete che nel corso che, mentre quel pezzo era tum, 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 cioè partiamo male e finiamo peggio, e ogni cosa è un cielo di vite, è un giro di vite, ma una discesa ancora sempre di più fino al basso inferno. Questo è così, tutto sommato. Rimane un po' come sospeso. In quel momento lui ha ancora come arma, diciamo, la melodia. Qui era una serie di grida, una serie di strappi, di fasci, come se prendesse una torcia e illuminasse proprio l'anima, peggio di uno psicanalista. Qui tutto sommato rimane come una grande onda di disperazione, una grande onda di petrolio. Il modello qui sembra essere il Rossini dello Stabat Mater, il Rossini dell'aria che si chiama Propecatis. Thank you.
stato un cammino per liberarsi del superfluo, per liberarsi di tutto ciò che non era, per dirla con Bellini, frappante. Lui diceva frappante, faceva un'orribile mescolanza di francese, frappé, che colpire il pubblico, frappante, lui diceva un suo librettista. Allora Verdi, mentre l'altro Mario Press ha frappato tutti, perché ci ha steso, con questo pezzo è rimasto un po' fuori. Cioè è rimasto un po' fuori. E si è fermato a una forma di rispetto, di decoro. È un pezzo bellissimo, come avete sentito, però certamente non ha la stessa forza d'impatto, è più legato a un'estetica ancora di bel canto, che Verdi è invece il boia, è il carnefice di questo, peraltro gloriosissima parte della nostra musica. Verdi comunque ci racconta l'uomo, ci racconta anche l'uomo pessimo, l'uomo veramente cattivo, l'uomo peggio che cattivo, vigliacco, sopraffattore, forte con i deboli, debole con i forti. Chi sono? Sono i cortigiani del duca, Rigoletto, che vanno a rapire Gilda. Questo è un pezzo per solo coro maschile e hanno con loro anche qualche cosa di comico. Lui sembrano quasi delle pantegane, sembrano quasi dei topi che camminano sul tetto. E anche perché Verdi, questo lo apprendiamo un po' dal suo epistolario, voleva che le persone cattive avessero anche in sé qualche cosa di comico. E anche se non sempre c'è dovuto arrivare all'Otello, cioè a Shakespeare, una delle ultime opere, perché Verdi riuscisse a realizzare compiutamente questo messaggio, cioè che il pessimista, ecco, lo scellerato perché manca di senso morale, perché non crede nell'uomo, perché non ha fiducia. E questi cortigiani che vanno a rapire Gilda per portargliela come boccone della domenica, e perché questa ragazza, sta ragazzina, questa poco più che con le trecce, insomma, proprio ancora che quasi ha smesso di giocare da poco con le bambole, e proprio perché è fresca, carina, proprio così con tutte le cosine a posto, serve al duca per fare la sua, poterla esibire come trofeo, senza sapere che è la figlia di Rigoletto. E Verdi porta nel mondo, nell'anima di questi sciagurati, di questi mascalzoni, di questa gentaglia, di questi nobilastri che passano dal tavolo da gioco alle cacce e a qualcos'altro. Ecco perché forse non serve attualizzare queste opere. Rigoletto nel pianeta delle scimmie, il Nabucco con l'ape Maia, e la Ida ambientata in un supermarket, perché tutto nasce, questo secondo il sublime intuizione di questo regista, tutto nasce dall'integrazione razziale, cioè Aida, essendo una schiava nubiana e quindi essendo di colore, allora deve essere, tutta la Aida ruota attorno all'integrazione razziale. Ma vi rendete conto a che livello stiamo? Invece di capire che sono favole, sono allegorie, non c'entra un tubo, mettersi in mezzo a queste cose, non significa niente. Diventa brutta la musica. Sono come quelli che tentavano di dispiegare le poesie, ma che c'entra? Sono poesie, sono canzoni, sono cose che vanno godute per quello che sono. Allora lui, Verdi, col pianeta delle scimmie e con queste altre pinzillacchere, per non definirle in un altro modo, ecco, li descrive in questo modo. Sembrano quasi delle mosche, sembrano dei... Guardate che carino che è questa musichetta. Questo è un cortigiano un po' o pieno di polli o pieno di vino, che ha l'occhio un po' perso nel vuoto, oppure che ha un sorriso proprio malevolo, proprio cattivo verso questo cattivo Rigoletto, anche perché quello è cattivo, non è un eroe. Anche questo c'è di grande nel teatro di Verdi, che non ci sono buoni e cattivi, sono tutti buoni e tutti cattivi, perché l'uomo è così. Siamo noi un impasto inestricabile di bene e di male. Eccolo qui, bene e male. Hanno tirato fuori il romanzo popolare e Shakespeare raccontato dai contadini, tutte queste sciocchezuole, per non definire in un altro modo, che non c'entrano niente. Il romanzo popolare è fatto di buoni e di cattivi. Il teatro di Verdi non ci sono, sono tutti buoni e tutti cattivi. Sono uomini, punto e basta. Mezzo, 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 mezz
Eppure sono successe un sacco di cose in questo coro, in questo minuto e mezzo, sono successe una valanga di cose da un punto di vista emotivo. Ecco il progresso di Verdi. Se vogliamo chiudere ancora il discorso su cos'è il miglioramento per Verdi. Il Patria Oppressa del 47, quello lì che avete sentito poco fa, succedevano tutto sommato poche cose. Nel Patria Oppressa del 65 succede una ogni battuta. Succede dal punto di vista emotivo, intendo. Questa è una bellissima definizione di un grandissimo studioso che si chiama Edoardo Rescigna, che ha scritto delle bellissime guide alle opere di Verdi, tra cui proprio del Macbeth. Adesso, un altro degli equivoci, un altro delle opere che hanno sofferto la loro vicinanza con il capolavoro, i Lombardi e la Prima Crociata. Il famoso signore dal tetto natio che tanti petti ha inebriato, il ministro Giuseppe Giusti e tutte queste altre cose, che non rendono giustizia, in realtà viene spesso paragonato come un proprio sbiadito di vado insieme. Ma non c'è assolutamente un dubbio, anzi, è di nuovo una manifestazione della grandezza di questo personaggio, che dopo il trionfo senza discussione del Nabucco, che lo porta improvvisamente a essere il cielo dal momento all'altro, vedi, non si accontenta, scava, cerca di nuovo nuove strade. Pensate soltanto a una cosa, e noi poi chiedo scusa ai musicisti, magari per essere una cosa un po' tecnica. Va pensiero, è scritto, c'è un'indicazione di tempo, cioè a che velocità va cantato, va eseguito, che è largo. Largo, se voi ci pensate un attimo, è un tempo lento, no? Però più che lento è spaziato, è qualcosa che dondola, largo, fa così. E infatti va pensiero, fa così. È una grande cosa che rotea, una grande, come la... una sfera così, una musica delle sfere, una specie di musica celeste che arrivava così. O signore segnato adagio. Adagio vuol dire, nella etimologia, a tuo agio. In realtà, man mano che procedevamo nell'Ottocento, è diventato sempre più lento. Perché è la marcia di questi poveri disgraziati, di questo quarto stato, che non c'era fino a stato fino allora nell'opera. C'erano sempre stati cavalieri, dame, soldati, oppure... o comunque o qualche sicarietto qua e là, ma non c'era mai stato il popolaccio, non era dai tempi delle passioni di Bach che non si vedeva il popolo semplice, nudo alla meta, che a un certo punto cosa fa? Piange qualcosa che gli è stato tolto, la patria. Vabbè, noi la patria tutto sommato non siamo fortunati, non l'abbiamo persa, però certamente qualcosa ci sarà stato tolto. Ecco che cos'è allora un signore, non c'entrano nulla con il risorgimento, le crociate, ma che dovete che importarsene a Verdi e a quelli che lo sentivano. Gli interessava qualcosa che si ricordavano, qualcosa che gli era stato tolto. E questo è successo a chiunque di noi, non siamo nessuno di noi così fortunati.
Chiamo particolarmente quest'opera perché è un'opera sfortunata, non è un capolavoro, magari la prima annunciata, e O Signore dal tetto della Dio non è Vanessa, onestamente, non si può dire. Però è interessante vedere questo genio che cambia strada, già non si accontenta, non ripete sempre le stesse cose. Quando noi, non è quello che gli è uscita bene una e allora adesso fa le fotocopie cercando di campare di replica. Vedi, non ha mai campato di replica. E allora noi concludiamo con invece un pezzo allegro, tra virgolette, cioè la festa a casa di Flora, in cui le zingari, siamo a carnevale, e le ragazze, diciamo così, le donne di questa alta società, sembrerebbe di stare a una festa con Briatore, Valeria Marini, l'Aventura, in Sardegna, così in Costa Smeralda, con Cristian De Sica, Borghi e tutti questi altri qui. Sì, che fanno? Si travestono da zingare, di nuovo le zingare un'altra volta, ma non le zingare, le psicologhe dell'epoca, e quindi hanno una buona parola per tutti, e quindi ci raccontano di tutte le storielle che si nascondono, quindi mariti vecchi, mogli annoiate e quindi disponibili, eccetera, 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 eccetera. Gli uomini cosa fanno? E qui c'è un sottofondo persino comico, si travestono da torelli. Ora, ve ne immaginate i borghesi dell'Ottocento, quando era simbolo di benessere avere il ventre un po' come quello che ho io, cioè un bel cocomeretto? Dico, ve immaginate questi travestiti da torelli? Cioè, fanno semplicemente ridere, e vedi, allora, alla fine fanno il trenino, fanno tutta una specie di grande giostra, e la musica è molto, molto solida nel darci proprio l'idea di questa gente un po', diciamo, tra virgolette, scema. Gli uomini sì, più che altro, le donne sono cattivelle, furbette, superficiali. È un mondo, una civiltà superficiale. Non c'è nessun giudizio in realtà, e anche questa è un'altra grandezza di questo. Non c'è nessun moralismo. Vedi, l'ultima cosa che era un moralista, niente di tutto questo. Verdi e Manzoni non c'entrano nulla. Manzoni è una specie di mezzo prete, era uno che ce l'aveva, che c'aveva sempre la provvidenza, che pensava a tutto. Verdi era ateo, non credeva in qualcosa, e soprattutto non giudicava, osservava. E questo che si limitava, osservava e prendeva nota. Sir!
Vuoi porgere il premio al coro del Teatro Regio di Parma? Tiberini d'oro al coro del Teatro Regio di Parma, icona del melodramma italiano, un momento, per l'eccellente qualità dell'amalgama sonoro, pieno e trascinante, per la sontuosità del suono nel vigore cadenzato della musica, per la morbidezza del canto nel cesello dei lunghi filati e nelle suggestive pennellate vocali a mezza voce, per la tinta verdiana che aleggia nel suo repertorio di stampo risorgimentale. Bravo. Io sono molto più pratico, lo dico solo che mi sono veramente emozionato ad ascoltarvi. È stato un piacere enorme ascoltarvi, veramente, grazie, 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 grazie. Fantastici, grazie. Premio Tiberini d'oro al maestro Martino Faggiani per la professionalità e le competenze musicali, per la lettura approfondita e dinamica delle pagine corali, per il cesello nella restituzione fedele delle dinamiche vocali, per la calorosa arte affabulatoria nella triplice veste di direttore, presentatore e maestro accompagnatore al pianoforte. Bravo! Io vorrei aggiungere solo un particolare. Un premio anche per come ha sudato, è la cosa incredibile. Cioè, va pensiero. E con questo ci salutiamo e ci vediamo il prossimo giovedì.